Ma cosa? Gandalf! Ah? C'è qualcuno laggiù? Qual è il problema? Dovresti farti i cazzi tuoi, Frodo. Ma potrebbe essere il tipo della Londoria! Cosa? Descrivimelo. È piccolo e grigio. Allora, mi spieghi? Come cazzo fa a essere lui? Lui è enorme ed è grande ed è... ha un cazzo di fuoco. Rompe cazzo ai barboni come me che si vogliono lavare gratis. E... lui è gay. Quindi non lo prenderesti mai in culo da lui, vero Gandalf? Cosa? Sono qui per lavarmi i vestiti, non per arrostire Milano. Hai capito, Frodo? Quel coglione lo mette in culo a tutti i barboni che passano. Però sai, è infuocato. Non è una buona idea. E poi... accidenti, se ci pensi che un coso così grande te lo mette nel culo, sai? Di fuoco soprattutto. Però io vorrei provare qualcosa di nuovo, capito, Brandon? Insomma, ecco. No, no, non è una buona idea. Fidati, Frodo, non è una buona idea. Io l'ho provato e fidati che non ne vale la pena. Anch'io voglio provare cose nuove, ma non sono il tipo. Neanche tu, Frodo. Dovresti difendere la tua eterosessualità. Hai capito, Frodo? Oh, ma guarda, c'è una ragazza lì. Oh, sì, ma guarda un po'. Ci tocca fare un po' di strada. Oh, sono vecchio per queste cose. Dai, avanti, Frodo, buttati a pesce. Datevi una mossa, coglioni! Devi pagare! Dovete pagare anche pezzo di lingua! Mettetevi le mutande, come osate! Non potete scappare da me! No! Tu non me lo metterai in culo, Gandalf! Il pezzo della vostra lavanderia esagerato, mi rifiuto di pagarlo. Allora vengo da noi. Non ci riuscirai né vostro schifoso. Ah! Io non pagherò. Tu! Non me lo metterai in culo! Ma cosa? No! Gandalf, no! Minchia, guardi!
No, un cliente che non può partire come del cazzo. Se lamenta del prezzo della lavanderia quando è esso che non c'è nemmeno i soldi per volersi al culo. E ora che ne scossa la minchia, vero? Gandalf! Minchione. Saruman. Hai capito, becciotto? Noi dobbiamo pure campare. La nostra lavanderia è la migliore della gara di mezzo. Sì, ma anche la più costosa, accidenti. Becciotto, dopo gli 50 euro di stipendio, ti lamenti. Hai capito, becciotto, come funzionano le cose qua? E appunto, ho lo stesso vestito da 200 anni. Senti, ti faccio una proposta che non puoi rifiutare. Io ti laverò il tuo stupido vestito. Ma in cambio mi deve fare un favore. Hai capito, becciotto? Me devi dare un tuo coglione. Io ne ho uno solo e ne ho bisogno. Devo scopare. Hai capito, becciotto? Con la mia magia posso prenderli un attimo. Quindi accetti, Gandalf? Sì, va bene. Quindi la tua risposta è sì. Va bene, Gandalf. Hai deciso di sì. D'accordo, Saruman, va però bene. Sai come è. Ora procediamo. Dimmi, farà male? Cosa credi? Non farà male. Tranquilla, Gandalf. Osserva la mia unica palla. Ma è nera. Funziona davvero? Meglio coprirla. Adesso. Mi sta chiamando. Io non ho bisogno, Gandalf. E ora me la prenderò. Tu non apporrai resistenza. Sei pronto per la procedura? Sarai indolore. Lo sparerò per te. Stavo scherzando. Causerà molto dolore. Che cosa? Dovevi scappare, Gandalf. Tu non puoi scappare. Io scaperò, capito? Sarà vecchio di merda a impedirmelo. Non vuoi più scappare, Gandalf. Fatti colpire dalla mia magia. Iniziamo la procedura. Sir? Dimmi. Direttore, credo di aver cambiato idea. Lei non avrà mai la mia palla! Dopo lunghi anni, finalmente potrò smettere a stupare. E a te la tua palla, Gandalf. Ribellione. Avanti. Ho sacrificato la mia palla per lavare la mia veste. Ma ora è giunto il momento di sistemare definitivamente le cose.